su questa cosa che diciamo ha molti significati e molte sfaccettature che ci interessa però tutti i giorni, ogni mattina che ci svegliamo, che è questa famigerata crisi economica che ogni giorno, quotidianamente, tutti i mass media e tutti i nostri politici e tutti i sistemi mondiali ci ricordano positivamente o negativamente come una spada di Damocle che grava sostanzialmente sulle nostre teste e non solo su quelle. Nell'ambito di questa serata vogliamo proporvi una visione, come dire, un po' più positiva e anche ovviamente molto più alternativa di cosa sia la crisi economica cosiddetta o di cosa ci fanno credere che sia questa crisi economica così tanto nominata in questi ultimi mesi, anche perché, quali sono le ragioni e i fondamenti da cui arriva questa crisi economica. E siccome uno degli argomenti che più ci vengono, ripetuti nell'ambito di questa crisi economica è il famigerato PIL che deve crescere sempre e comunque. A proposito di questo famoso indicatore PIL, io comincerei questa serata, prima ancora di presentarvi i nostri ospiti, leggendo a proposito del PIL una parte di un discorso di Robert Kennedy, uno che col PIL ci aveva qualcosa a che fare, del 1968, in cui lo stesso Robert Kennedy diceva: "Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e della gioia dei loro momenti di svago. Non tiene conto della giustizia dei nostri tribunali, né dell'equità dei rapporti fra noi. Non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione. Misura tutto, eccetto ciò che rende la vita degna di essere vissuta." Ecco, per commentare queste parole, per saperne di più su cos'è oggi la crisi, io ho accanto a me Salvatore Tamburro, economista, coraggioso scrittore di questo libro, che credo sia importantissimo avere fra i libri nella nostra libreria e anche importantissimo leggere e molto importante consapevolizzare, nonché Schiavon, che è un responsabile nazionale del Partito di Rifondazione Comunista, nonché uno studioso di amministrazione pubblica e diritto costituzionale, nonché tutta una serie di altre cose che non vi sto a nominare perché prenderebbe tutta la serata, ma credo che rientri a buon titolo fra i vari eroi del nostro tempo. Passo la parola innanzitutto a Tamburro, proprio per cominciare a spiegare da dove viene questa crisi e cosa si intende per questo famigerato PIL. Allora, ti ringrazio della presentazione, ringrazio anche la sinistra per Castagneto che mi ha fatto questo invito questa sera. Comincerò riprendendo proprio il tuo discorso dopo aver citato Kennedy, parlando proprio del PIL, il prodotto interno lordo. Come sapete, il PIL è un indice che serve a misurare la ricchezza di un paese in un determinato tempo T, che è solitamente l'anno. Il problema qual è? Che il PIL purtroppo non è un indice veritiero.
È un indice, possiamo dire, molto approssimativo dal mio punto di vista, ma non solo, anche da parte di altri economisti. Perché? Perché nel PIL vengono calcolate solo le poste in gioco che sono positive, cioè solo quelle poste che vanno a generare reddito all'interno, nel calcolo della ricchezza di un paese. Vi faccio un esempio molto pratico. Se io mi scolo 7 bottiglie di vino, mi metto alla guida e da ubriaco investo 5-6 persone, il prodotto interno lordo aumenta. Perché? Perché in pratica ci saranno le spese del carro attrezzi, le spese del meccanico, le spese per le cure delle persone che ho investito, quindi il reddito, la ricchezza, possiamo dire, di quel paese, siccome il denaro circola, aumenta. Ma in realtà non tiene conto di tutte le poste negative che ho generato, in quanto ho mandato in ospedale 5-6 persone a causa della mia negligenza. La stessa cosa avviene a livello macroeconomico con le imprese. Quando un'impresa farmaceutica produce i suoi medicinali e poi va a inquinare un fiume circostante, quindi inquinando l'ambiente circostante perché produce poi delle tossine, in quel caso ci sarà bisogno di effettuare dei costi di bonifica di quel fiume. Ecco che quei costi, che sono delle poste in gioco negative, nel PIL non vengono calcolate. Quindi il PIL calcola solo le poste in gioco positive. Perché un indice sbagliato? È proprio per questo motivo qui, perché non riesce a dare una visione globale della reale ricchezza di un paese. Si è provveduto così anche a proporre degli indici alternativi al PIL. Il più famoso possiamo dire che è il GPI, ovvero il Genuine Progress Indicator. Manca a farlo apposta, è stato fatto proprio un confronto dell'economia americana dagli anni 50 a oggi utilizzando il PIL e utilizzando il GPI. Ed ecco che secondo il prodotto interno lordo l'economia americana dagli anni 50 ad oggi è raddoppiata. Secondo il GPI dagli anni 50 agli anni 60 è aumentata di circa il 45%, dagli anni 70 in poi l'economia americana non è cresciuta affatto. Quindi vedete che differenza di proporzioni ci sta utilizzando due indici diversi. E questo, diciamo, è la prima parte, il primo capitolo che ho voluto trattare, proprio per far capire che un indice che viene preso come punto di riferimento da politici, da economisti, in realtà non dà una situazione veritiera della ricchezza e della crescita del paese. Un altro capitolo è quello che poi ho voluto fare su quelle che io definisco le prostitute del sistema finanziario, ovvero le agenzie di rating. Molti di voi hanno sentito, ascoltando i telegiornali, che cos'è il rating. Il rating è un giudizio che viene fatto su tutto ciò che è possibile giudicare, quindi obbligazioni, azioni, qualsiasi cosa che dal punto di vista economico-finanziario è possibile giudicare. Ci sono queste agenzie, le più famose sono Fitch, Moody's e Standard & Poor's, che sono nominate le tre sorelle, che danno un rating su obbligazioni, azioni e anche sui nostri titoli di Stato. Ora, perché loro io le definisco delle prostitute finanziarie? Perché semplicemente agiscono in pieno conflitto di interessi, nel senso che loro sono pagate per offrire il loro giudizio, per offrire il loro rating. E quindi è normale che tu, cliente di queste agenzie, sia tu uno Stato, una SPA, una società per azioni, più paghi queste agenzie di rating e più ovviamente otterrai un giudizio positivo. Il problema qual è? Che queste agenzie di rating causano dei danni enormi all'economia dei paesi. Perché? Perché nel momento in cui un'agenzia di rating come Standard & Poor's, Fitch o Moody's mi applica un downgrade della mia crescita economica, quindi passo da un giudizio di A più a B meno, dico per dire, automaticamente agli occhi degli investitori, agli occhi del mercato finanziario, il mio paese sarà in una situazione peggiorativa rispetto a prima. Quindi io sarò costretto ad aumentare il rendimento sui titoli di Stato e quindi costretto ad aumentare il mio indebitamento verso i mercati finanziari. Perché se io vendo, per esempio, come è successo con la Grecia vendeva titoli di Stato a rendimento del 5, 6, 7%. Le agenzie di rating l'hanno passata da A
a B e poi a C, e automaticamente la Grecia è stata costretta sul finire del 2011 a vendere i propri titoli di Stato con un rendimento superiore al 40%, cioè significa che su ogni titolo di Stato pagavi il 40% di interessi, ovviamente alle banche, perché sono a sua volta le banche commerciali quelli che acquistano i titoli di Stato. Quindi vedete come le agenzie di rating, volendo, possono causare dei danni enormi all'economia di un paese, per questo andrebbero totalmente abolite a mio giudizio, perché tra l'altro causano, qua parliamo nemmeno di economia reale, qua parliamo proprio di finanza. Voi dovete sapere che c'è una netta distinzione tra la finanza e l'economia reale, addirittura per ogni bene che viene scambiato nell'economia reale, nella finanza viene scambiato per 20 volte. Quindi se io vendo a voi questo bicchiere di carta, di plastico, a una volta, questo bicchiere viene venduto almeno 20 volte tra vari scambi a livello della finanza. Quindi è un qualcosa di surreale, totalmente distaccato dalla realtà. Un altro capitolo è quello che ho voluto fare sul riscaldamento globale. Se ne è parlato molto, uno dei grandi promotori, possiamo dire, della lotta al riscaldamento globale è stato Al Gore, vicepresidente nonché rivale di George Bush nelle elezioni americane di qualche anno fa, e lui diceva in sostanza che la temperatura terrestre sta aumentando a causa dell'uomo. Beh, vedete, questa è una cosa falsissima, perché è stato dimostrato anche dal punto di vista scientifico che l'uomo influenza solo del 2% per quanto riguarda l'innalzamento della temperatura, perché è proprio un fenomeno naturale il fatto che la temperatura, che la Terra subisca delle fasi cicliche, in cui in determinati momenti la temperatura si alza, in altri momenti invece la temperatura si abbassa, quindi è un qualcosa di naturale al 100%. Perché Al Gore ha voluto cavalcare questa battaglia del riscaldamento globale? C'è un presupposto. Il presupposto è che secondo lui bisogna regolare il numero degli abitanti della popolazione mondiale, cioè in realtà secondo Al Gore e i suoi sostenitori ne siamo in troppi, 7 miliardi di abitanti sulla Terra sono troppi, quindi bisogna vedere come regolare il controllo delle nascite. Vedete, Al Gore non ha scoperto l'acqua calda, nel senso che lui ha ripreso una teoria di un altro economista che era Malthus. Malthus, tra l'altro vi posso anche leggere un pezzetto, ma giusto per farvi capire le diavolerie che diceva questo economista. Allora, vediamo se lo trovo. Allora, Thomas Malthus nel 1798 pubblicò in un libro chiamato Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo futuro della società. Sosteneva testuali parole: ogni bambino nato in soprannumero rispetto all'occorrente per mantenere la popolazione a livello necessario deve inevitabilmente perire, a meno che per lui non sia fatto posto dalla morte degli adulti. Pertanto dovremmo facilitare, invece di sforzarci stupidamente e vanamente di impedire, il modo in cui la natura produce questa mortalità. E se temiamo le visite troppo frequenti degli orrori della fame, dobbiamo incoraggiare assiduamente le altre forme di distruzione che noi costringiamo la natura a usare. Invece di raccomandare ai poveri l'igiene, dobbiamo incoraggiare il contrario. Cioè, vedete che diavoleria diceva un economista del genere, in cui il suo scopo era quello proprio di ridurre la popolazione. Vedete, in realtà, a maggior ragione oggigiorno, questo discorso è altamente inutile, oltre che non ve li tiro, perché viviamo in un contesto economico in cui non c'è una scarsità di risorse, anzi ne abbiamo fin troppe di risorse, semmai c'è un problema di sbagliata allocazione di queste risorse. La FAO ha pubblicato dei dati in cui dice che addirittura si produce cibo ogni giorno, cioè oggigiorno si produce cibo per 12 miliardi di abitanti sulla Terra. Noi ne siamo 7 miliardi quasi, quindi significa che la maggior parte del cibo che produciamo lo buttiamo in discarica. Quindi non è una mancanza di risorse, ma proprio un'errata allocazione di queste risorse. E questa cosa non vale solo con il cibo, vale anche con altre cose, come per esempio il petrolio. Noi adesso siamo costretti a mettere benzina nelle nostre auto
a pagare 2 euro quasi al litro di benzina, quando invece esistono delle fonti di energie alternative che tra l'altro non inquinano nemmeno, come l'energia eolica, l'energia solare, come l'energia presa dal magnetismo. Vi posso citare alcune invenzioni di Tesla. Quindi voglio dire, ci sono delle invenzioni che sono altamente avanti, che possono portare solo progresso all'umanità, mentre invece non vengono fatte passare perché il cartello delle imprese petrolifere ci dicono che dobbiamo sfruttare il petrolio, benzina e diesel finché a loro fa comodo, ovviamente indebitandoci fino alla fine. Ecco, da questi piccoli accenni capite bene, o quantomeno cominciamo già a delineare un panorama non solo abbastanza sconsolante, ma diciamo molto importante per vedere questo mondo in maniera un po' diversa da come ce lo descrivono tutti i giorni, perché questa cosa della crisi sostanzialmente ci viene ripetuta come se la crisi arrivasse come un temporale estivo, comunque come una perturbazione che non si sa come mai è arrivata, arriva e ce la prendiamo, no? In effetti una delle domande appunto primordiali che viene da farsi è: ma perché c'è la crisi, no? In fondo negli anni 80 per esempio tutti ci dicevano che questa economia mondiale cresceva tranquillamente a ronde mai in tutti gli stati, dall'America alla Russia, all'Italia, all'Europa, e che sostanzialmente non c'era nessun problema, non si sarebbe mai fermata. Adesso abbiamo improvvisamente, perché la cosa è stata abbastanza improvvisa, dal 2008 in poi, guarda caso, una crisi mondiale che rischia di mandarci tutti sull'orlo del baratro. E alcuni elementi appunto Samburo ce li ha dati. Ora, la cosa più interessante per vedere da dove viene veramente la crisi è il ruolo, già accennato quando si è parlato di agenzie di rating, che poi vediamo sono sostanzialmente di proprietà delle maggiori banche mondiali, quindi hanno un doppio conflitto di interessi, una volta perché vengono pagate e dall'altro lato perché operano per conto di qualcuno che ha ben interesse a far indebitare il mondo. Appunto, soffermiamoci quindi su quello che è il ruolo del sistema bancario e delle banche rispetto a questa cosa chiamata crisi che viene a angustiarci tutti i giorni, perché in questo ruolo delle banche ci sono molte cose, a partire da un termine abbastanza oscuro ma che è molto interessante spiegare, che è il termine della riserva frazionaria, che vorrei appunto che su cui Tamburro si soffermasse e ci spiegasse bene cosa vuol dire. Allora, la riserva frazionaria è quella che in gergo tecnico viene definito anche come signoraggio secondario. Che cos'è la riserva frazionaria? Vi faccio un esempio molto pratico. Quando voi andate in banca e andate a depositare 100 euro, di quei 100 euro la banca ha l'obbligo di conservare a riserva soltanto il 2%. Quindi per ogni 100 euro la banca tiene in conto solo 2 euro, quindi 6.000 euro, 20 euro, eccetera, eccetera. Perché? Perché c'è proprio un regolamento della BCE, della Banca Centrale Europea, che obbliga gli istituti di credito, le banche commerciali, Unicredit, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, a conservare solo il 2% a riserva. I restanti 98 euro, riprendendo l'esempio di 100 euro di depositi, i restanti 98 euro possono essere prestati a chi viene dopo di me e ha bisogno quindi di un prestito. È stato fatto quindi un calcolo che da un deposito di 100 euro, attraverso delle serie matematiche, delle serie geometriche, la banca riesce a creare 5.000 euro. Quindi questo significa che crea 4.900 euro dal nulla.
Ovviamente queste 4.900 euro che finiscono poi nel mercato e, portano poi anche all'inflazione, perché voi sapete che l'inflazione deriva da un aumento generale dei prezzi e quando la moneta, la mia moneta, perde il potere di acquisto. Quindi io prima con 10 euro mi potevo permettere di comprare pizza, acqua e contorni, adesso mi posso permettere solo di comprare la pizza e una lattina di Coca-Cola. Perché? Perché la mia moneta ha perso di valore rispetto a prima. Ovviamente questo è un danno nel momento in cui i nostri salari restano sempre a una soglia fissa. Perché siamo arrivati che ognuno di noi soffre la crisi della quarta settimana? Tra non poco soffriremo la crisi della terza settimana, perché non riusciremo ad arrivare nemmeno alla quarta. Perché purtroppo con il nostro salario riusciamo a malapena a soddisfare le spese più importanti. Tra l'altro negli anni passati c'erano proprio dei dati statistici in cui si diceva che l'italiano medio, la famiglia, riusciva a mettere da parte un 20% del proprio reddito, lo metteva da parte, lo accantonava e poi lo utilizzava per fare degli investimenti. Adesso purtroppo non riesce a mettere da parte più nulla, perché si riesce a malapena a arrivare alla fine del mese. Tutto questo meccanismo, vedete, è generato dal sistema bancario, perché per le banche è un bene che ci siano persone che hanno bisogno di prestiti, perché in questo modo diventate clienti della banca, avete bisogno di aprire un mutuo, avete bisogno di comprarvi la macchina e dovete fare un prestito alle banche, quindi in questo modo diventate, tra virgolette, degli schiavi delle banche. E che succede? Succede che nel momento in cui voi non riuscite più a ripagare i debiti con le banche si appropriano dei beni reali, quindi della vostra casa, della vostra auto, dei macchinari, delle imprese, del capannone se siete degli imprenditori, quindi si appropriano proprio dei beni reali. Quindi da una finanza distorta, fantasiosa, ecco che le banche mettono le mani proprio su beni e servizi reali. E tra l'altro, se voi capite il meccanismo con cui vengono creati, con cui viene creata la moneta, che è un meccanismo truffaldino basato proprio sulla riserva frazionaria, come vedete si crea denaro dal nulla con un semplice clic su un computer, non è denaro cartaceo che viene creato. Anche quando voi andate a chiedere un mutuo in banca non vi danno 200.000 euro in contanti, in pezzi di carta, è una cifra scritta su un computer, nulla di più. Però voi per ripagare 1.000 euro al mese di rata di mutuo dovete sudare dalla mattina alla sera 8 ore dentro un ufficio, dentro una fabbrica, e quello è uno sforzo reale che state facendo per ripagare i debiti nei confronti delle banche e delle finanziarie. Un'altra cosa che per esempio vorrei accennare sono per esempio i derivati. Io ho fatto proprio un capitolo a parte sui derivati, che io ho definito delle armi di distruzione di massa. I derivati non sono altro che delle scommesse, cioè io scommetto che questa bottiglia tra 5 minuti si potrà frantumare, ci faccio un derivato sopra e ve lo vendo. Per esempio su Facebook, voi sapete il noto social network, e tra l'altro è entrato in borsa con una capitalizzazione enorme, hanno fatto il derivato su Facebook, cioè hanno scommesso che entro la fine dell'anno Facebook avrà 1 milione di utenti in più. Voi comprate questo derivato sperando che questa scommessa si possa realizzare. Se non si realizza, ovviamente dovrete essere risarciti dall'assicuratore, ovvero colui che vi ha venduto il derivato, che spesso non avviene così. Io vi faccio un esempio molto pratico, come quello dell'assicurazione della macchina, no? Quando voi pagate l'assicurazione, pagate un premio ogni 6 mesi all'assicuratore. Se fate un incidente, vi aspettate che l'assicuratore vi vada a risarcire l'incidente causato, perché pagate ogni 6 mesi il premio assicurativo. E questi truffatori che vi vendono i derivati, quando avviene il cosiddetto credit event, quindi arriva l'incidente, tra virgolette, non pagano quello che devono pagare. E chi deve sovvenzionare la spesa? È lo Stato.
lo Stato che con finanziamenti pubblici, quindi soldi che derivano dalle nostre tasse, deve come dire, compensare queste perdite sia sui conti dei cittadini sia su quelli truffati che hanno acquistato questi derivati. Purtroppo sono, tra l'altro i derivati sono degli strumenti finanziari che non sono regolati da nessuna legge e da nessun regolamento, sono venduti così sui mercati secondari finanziari e non c'è nessun tipo di regolamento che li possa regolare. E non so se posso già arrivare o vuoi fare un'introduzione, tu dimmi quando. Quindi io volevo arrivare, diciamo, a un punto chiave che, in cui ne ho parlato anche in questo libro, che è come è strutturato il sistema economico. Noi sentiamo tutti i giorni parlare di debito pubblico, tra l'altro siamo arrivati a quasi 2.000 miliardi di debito pubblico, una cifra enorme. Perché abbiamo questo debito pubblico e con chi siamo indebitati? Vedete signori, noi siamo indebitati con le banche perché dovete sapere che lo Stato non ha il potere di emettere moneta, perché è stato privato di uno dei poteri più importanti, ovvero l'emissione monetaria. Lo Stato può solamente emettere le monete metalliche, ovvero i tagli da 1 euro, da 2 euro, da 50 centesimi, quelli sono emessi dalla zecca di Stato. Tutta la moneta cartacea, quindi tagli da 20 euro, 50 euro eccetera eccetera, e la moneta scritturale, che sarebbe quella moneta creata dal sistema bancario nel suo complesso, viene emessa dalle banche centrali o dalla Banca d'Italia, se vogliamo dire, quindi dalla BCE anche, che sono delle entità private. Voi dovete sapere che la Banca d'Italia è una SPA, una società per azioni, la gente non lo sa, sentendo il nome Banca d'Italia si pensa che la banca sia degli italiani, non è così. La Banca d'Italia è al 95% privata, cioè appartiene Intesa San Paolo, Unicredit, BNL, sono tutte banche. L'unica quota in mano pubblica è il 5% che appartiene all'INPS e all'INAIL, però si fanno scudo dietro l'etichetta di ente di diritto pubblico, quando invece non è così, perché nei fatti è un'entità privata. Non è un caso che sono stati trovati dei conti della Banca d'Italia alle Isole Cayman. Voi sapete che le Isole Cayman è un noto paradiso fiscale. Perché? Perché chi emette moneta è il possessore della politica monetaria e nonché autore di una delle truffe più grandi, che è quella del signoraggio bancario. Il signoraggio bancario che cos'è? È proprio quel reddito che ha colui che emette la moneta. Quindi se prendiamo l'esempio della Banca d'Italia, la Banca d'Italia dovete sapere che stampare le nostre banconote costa circa 30 centesimi di euro, quindi una cifra irrisoria che dipende proprio dalla carta e dall'inchiostro utilizzato. La Banca d'Italia però che fa? La mette in bilancio al valore nominale, cioè che è la cifra scritta sopra la banconota. Quindi una banconota da 100 euro, il valore nominale è 100. Il valore intrinseco, ossia il costo necessario a produrre quella banconota, viene definito come il costo di produzione della banconota, che è il valore intrinseco. Il signoraggio è dato da questa differenza qui, valore nominale meno valore intrinseco. Tra l'altro anche lo Stato italiano gode del signoraggio bancario, ma ne gode solo sull'emissione delle monete metalliche, come vi ho detto prima, mentre le banche centrali godono del signoraggio su tutta la stampa delle banconote cartacee e sulla moneta scritturale. Ora io sono arrivato quindi a elencare, diciamo, questa serie di truffe in questo libro, di cui a mio avviso, e non solo a mio avviso ma di tanti miei colleghi, che abolendo il signoraggio primario e secondario possiamo comunque avviare a una vera e propria crescita del sistema economico. A parte che c'è da fare una premessa, qua il problema non solo sono la BCE, la Banca Centrale Europea, la Federal Reserve, l'Unione Europea eccetera eccetera, qua il problema sono che purtroppo tutta la nostra politica è in mano a delle istituzioni sovranazionali che capeggiate da personaggi che noi non abbiamo mai eletto. Mi riferisco al Fondo Monetario Internazionale, mi riferisco al WTO, il World Trade Organization, sono tutte delle istituzioni che dettano le regole
sulla nostra politica monetaria. Le cosiddette misure di austerity, in cui hanno aumentato il livello delle tasse, in cui hanno tagliato la spesa pubblica, quindi hanno ridotto i beni e i servizi che prima erano offerti gratuitamente ai cittadini, mentre adesso li hanno ridotti, derivano proprio da delle misure di austerity che hanno imposto organizzazioni come Fondo Monetario, come la Banca Centrale Europea, come la Commissione Europea. Sono tutte delle entità che nessun cittadino, né io né voi, abbiamo mai eletto. Ci sono state imposte e basta. Tra l'altro noi viviamo in una situazione in cui la democrazia diretta non esiste minimamente. Noi gli unici strumenti che abbiamo sono le petizioni, che prevedono una raccolta di 50.000 firme, spesso non finiscono nemmeno in Parlamento, se finiscono non vengono nemmeno lette. Abbiamo i referendum abrogativi, che sono degli strumenti che servono unicamente ad abrogare una legge che magari già fa pena di suo, quindi la dobbiamo abrogare. Poi ovviamente non abbiamo però i referendum propositivi, che sono invece quei referendum che servono a proporre una legge decente e buona da poter approvare. Ovviamente per far passare un referendum, piccola parentesi, c'è bisogno di 500.000 firme che devono essere tutte convalidate, altrimenti non passi il referendum. Quindi abbiamo tutta una serie di ostacoli per proporre la democrazia diretta, ovvero l'intervento partecipativo dei cittadini alla res pubblica, alla vita pubblica. E io nell'ultima parte del mio libro ho cercato anche di proporre delle soluzioni a questo tipo di crisi. La prima soluzione è la sovranità monetaria, cioè lo Stato deve ritornare a riprendersi il potere di emettere moneta. Se uno Stato è privato della sua politica monetaria, non può sviluppare nessuna crescita economica. Deve eliminare queste istituzioni sovranazionali non elette da alcun cittadino dal proprio scenario politico. Quindi mi riferisco a eliminare istituzioni come la Banca Mondiale, come il Fondo Monetario Internazionale e come il WTO. Ancora, istituire il concetto del debito detestabile. Questo concetto del debito detestabile, vedete, fu coniato da un economista russo che si chiamava Alexander Sachs. Lui diceva una cosa molto semplice: se quel debito che è stato contratto da un popolo non è servito, non ha portato benefici a quei cittadini, allora non è giusto pagarlo. Deve essere appunto detestato, tant'è vero che è definito anche debito odioso, perché non ha portato alcun vantaggio. Quindi istituire strumenti di democrazia diretta, abolire il signoraggio e istituire la sovranità monetaria, introdurre il concetto di debito detestabile, possono essere tre soluzioni, a mio avviso, per far ricrescere l'economia. Perché vedete, signori miei, nel momento in cui noi abbiamo una situazione in cui vige la sovranità monetaria, noi non abbiamo nemmeno più bisogno di tassare quasi il 50% del reddito dei cittadini, perché noi adesso quasi il 45-50% se ne va in imposte dirette e indirette che finiscono nelle casse dello Stato, che a sua volta lo Stato utilizza per ripagare i debiti delle banche. Lo Stato italiano ogni anno paga qualcosa come 80-90 miliardi solo di interessi sul debito pubblico, solo di interessi. Immaginate se quegli 80-90 miliardi fossero utilizzati per migliorare la spesa pubblica e quindi i servizi che vengono offerti ai cittadini. Di sicuro potremmo avere dei vantaggi. Potremmo introdurre il reddito di cittadinanza, che per esempio esiste anche negli altri paesi, solo in Italia e in Grecia, che siamo più arretrati, non esiste, in cui quelle persone che non lavorano, ma al di là del concetto di lavoro, proprio per soddisfare i bisogni primari del cittadino, ossia mangiare, bere, avere un tetto sotto cui dormire, lo Stato potrebbe proporre un reddito di cittadinanza a ogni cittadino italiano per garantire almeno questi diritti che sono considerati universali. Mentre non lo può fare perché siamo sempre in deficit monetario e dobbiamo restituire sempre a ogni scadenza delle aste di titoli, dobbiamo restituire 80-90 miliardi all'anno alle banche. Quindi viviamo in uno scenario completamente apocalittico di cui molto spesso la maggior parte delle persone non capisce nemmeno il reale funzionamento del sistema, perché come diceva Ford, se il popolo capisse il reale funzionamento del sistema economico, scoppierebbe una rivoluzione domani mattina.
Ed è vero, perché la maggior parte delle persone fa parte di un'ottica in cui deve lavorare, deve guadagnare quel reddito, utilizzarlo per consumare, per comprare molto spesso oggetti che sono totalmente inutili, questo perché vige il dogma del consumismo e del capitalismo che è totalmente fallito, e deve a sua volta continuare con questa visione ciclica, guadagnare, consumare, lavorare e così via. Ma purtroppo vi rendete conto che questa non è vita, ma è semmai una sorta di sopravvivenza che non porta da nessuna parte, soprattutto non porta alcun vantaggio a noi cittadini. Soprattutto non porta vantaggi dal punto di vista della felicità e del benessere dei cittadini, che, come diceva Kennedy, è poi il vero indicatore di benessere di un paese e di una nazione. Ma al di là di quello che diceva Kennedy, c'è un piccolo stato, a proposito di indicatori alternativi, che è il Bhutan, credo si pronunci così, dalle parti dell'Himalaya, che addirittura è riuscito a fare una cosa diversa rispetto agli indicatori di ricchezza nazionale e ha rifiutato il PIL come indicatore di ricchezza nazionale, decidendo di attuare un proprio indicatore di ricchezza che è stato chiamato indicatore di felicità interna lorda. Questo tanto per dire quanto è possibile, diciamo così, scoprire delle vie alternative a questo sistema macroeconomico capitalistico e come sia possibile anche inventare molte cose. E su questo, visto anche tutta la serie di spunti che Tamburro ci ha presentato e che sono anche molte proposte concrete, ovviamente chiedo molto più di un parere a Schiavon. Intanto ringrazio la festa della sinistra per Castagneto. Va bene se sto seduto, mi vedete, non c'è problema. Ringrazio anche chi mi ha presentato, insomma, non sono un eroe, sono un compagno come tanti, in questa fase della mia vita faccio il dirigente nazionale di Rifondazione Comunista, da un po' per dire la verità, e quindi provo a dare un contributo alle tante cose interessanti dette da un economista, che è un economista coraggioso, che è un economista indipendente. L'amico Salvatore, che è un economista che non per caso sta fuori dai circuiti di rappresentazione della realtà che quotidianamente, con cui quotidianamente abbiamo a che fare, con i grandi strumenti di comunicazione di massa, con gli strumenti di riproduzione dell'ideologia nella scuola, nell'università, ma ogni tanto anche dal basso, anche fuori dai giri che contano, vengono fuori economisti intellettuali di questa vaglia. Quindi, come compagno, dirigente, se volete, del Partito della Rifondazione Comunista, lo ringrazio doppiamente. Allora, sovente si sente parlare dei mercati come se fossero delle rappresentazioni teologiche. Capita sovente di sentire: dobbiamo prendere questo provvedimento perché i mercati sono nervosi. Capita di sentire dire alla televisione: questo ce lo chiedono i mercati. Oppure, ultimamente, questo ce lo chiede l'Europa. Ogni volta che si parla dei mercati come una rappresentazione astratta, personale, di una divinità, o dell'Europa come di una rappresentazione teologica, c'è sempre odore di fregatura. Ce l'ha detto chiaro Salvatore questa sera: non c'è una crisi di mancanza di beni, non c'è,
non si sta contraendo, come succede nella storia sovente, la presenza di beni e di servizi. Non c'è stata una guerra, non c'è stata la prima o la seconda pestilenza a Venezia, non c'è stato il colera a Napoli, non c'è stato un milione di morti repentinamente in un contesto. Ce l'ha detto lui. Ci sono sempre più beni, ci sono sempre più servizi, basta in fondo guardarsi in giro. Eppure, non l'economia astratta, non i mercati, c'è una guerra, una lotta, chiamiamola come vogliamo, che tende a restringere la diffusione di questi beni e questi servizi, restringere la fruibilità dei medesimi a sempre meno persone. Quindi la prima cosa da demistificare, proprio da demistificare, da spiegare al bar, che quando ci dicono che la prima cosa è tirare la cinghia, come diceva, insomma, probabilmente mio nonno che avrebbe 100 anni e che, no, ne avrebbe 101, ma insomma, che ha vissuto le guerre, non c'è da tirare la cinghia perché non c'è l'acqua, non c'è il pane, non c'è la farina. Ce n'è in esubero di pane, di acqua, di farina, ma non solo di questo, anche di energia e di mezzi di altissimo valore aggiunto nella loro produzione. Quindi la prima cosa da demistificare è questa. La seconda cosa, e allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo una cosa fortissima, cioè che un'ideologia, che è l'ideologia dominante, per usare una parola importante per noi comunisti, egemonica, e che cioè ci vuole un impoverimento dello Stato, ci vuole per quella via un impoverimento delle grandi masse popolari che nel Novecento hanno potuto accedere all'obbligo scolastico, alla previdenza pubblica. Lo ricordo, la prima legge in Italia, non nel paese più avanzato nel mondo, ma in Italia, che imponeva 5 anni di obbligo scolastico, è del 1913, la legge Coppino. Poi c'era comunque un altissimo livello di analfabetismo, però diciamo che grazie a grandi lotte decine di migliaia di persone hanno potuto accedere all'istruzione, all'acculturamento, oppure il sistema della previdenza pubblica, dagli anni 30 creato, poi piano piano tutti e tutte hanno potuto nella loro vita, dopo centinaia di anni, dire: quando non posso, non vado a lavorare finché muoio, e muoio a 50 anni, ma vado a lavorare fino a 55, a 60 e poi mi ritiro e provo a, pur da anziano, tra virgolette, a godermi la vita. Queste sono grandissime conquiste della storia, per me, e non solo per me, della storia del movimento operaio e della storia del movimento democratico, non solo del movimento operaio, che vengono messe in discussione. Perché? Banalmente, perché si vuole andare nel senso opposto. È un discorso ideologico, ideologico, non è un discorso prettamente economico, non è il conto che ciascuno di noi nella propria famiglia o nella propria soggettività fa di entrate e di uscite. Quindi vanno demistificate queste due cose, prima cosa, ed è un movimento ideologico che risale agli anni 70 con Reagan, con Bush, con Pinochet, non dimentichiamocelo mai, perché le prime ricette di cancellare tutto lo Stato sociale, guarda caso, le fanno in una dittatura militare. Cosa ci dice poi Tamburro? Io non la voglio fare tanto lunga, ma però ci ha detto delle cose ben importanti. Che il capitalismo in questa fase dello suo, del suo sviluppo, della sua valorizzazione,
è in contrapposizione non al socialismo o al comunismo, è in contrapposizione alla democrazia. Quindi il capitalismo è in contrapposizione a una forma che si è dato esso stesso, cioè la democrazia liberale. Perché? Perché si va a votare delle persone che non hanno titolo per decidere le cose importanti, non le cose marginali, non se, che è anche importante relativamente al centro di Donolatico, ma non se mettere un albero più o un albero in meno, ma robette come la moneta, robette come complessivamente il sistema del credito, robette come l'organizzazione del commercio. Io introduco così la parte, diciamo, della finanza si integra con la parte dell'economia reale. Anche qui questa ideologia dominante è passata attraverso una grande balla. Scusate se parlo tra compagni, quindi parlo anche, insomma, in maniera semplice, mi scusino le signore se uso espressioni triviali. Una grande balla, e cioè l'Unione Europea nasce su un dogma, quello della moneta, e un altro dogma, quella della libertà dello scambio di merci. L'idea del libero scambio di merci assoluto, che naturalmente, siccome siamo marxisti, sappiamo che anche la moneta è una merce. E cioè l'idea, dal trattato di Maastricht, l'hanno scritto nel trattato costitutivo dell'Unione Europea, nel trattato del funzionamento dell'Unione Europea, in tutti i trattati conseguenti, cioè l'idea che più la roba gira, la roba gira, meglio va l'economia. Questo ce lo siamo sentiti ripetere a pranzo, a cena, dopo cena, a caffè, a mazzacaffè, whisky e quant'altro, tutti i giorni della nostra vita. È vero o non è vero? Cioè che la realizzazione dell'Unione Europea passava al libero trasferimento di beni e al libero trasferimento di persone. Peccato che il libero trasferimento delle persone nell'Unione Europea, anche, lasciamo perdere chi non è cittadino, è già una ingiustizia vergognosa, ma anche a chi è cittadino dell'Unione Europea lo sospendono mediamente una volta ogni 3 mesi, cioè la possibilità di girare senza limiti in Unione Europea. Ma l'idea che il libero scambio è una grandissima conquista, anche questa è una bugia. Il libero scambio sarebbe una grandissima conquista in un ambito in cui ci fossero livelli di standard occupazionali, di standard di salari, non dico identici, ma simili. Perché capite bene che se la merce prodotta la produco a 10, perché pago 1 i dipendenti, i lavoratori e lavoratrici, e perché non mi importa niente di inquinare il territorio, e se invece in un altro paese la merce, la stessa medesima merce, la pago 5 e provo anche a tenere in conto di salvare un po' il territorio dalla sua devastazione, questo sistema comporta che si compete a livello di merci sempre verso il basso. Cosa vuol dire concretamente? Che oggi il padrone porta la sua fabbrica in Romania, domani la porta Unione Europea, domani la porta in Moldova, subito fuori dall'Unione Europea, dopodomani la porta in India, e che per un paese, per esportare, l'unico strumento che c'ha è abbassare il costo del lavoro ed abbassare quello che loro signori chiamano il costo dell'esternalità, cioè lo standard di una produzione ecologica, produzione chimica, Rossignano Solvay, la tolgono Rossignano,
la porto a, per dire una cosa del vostro territorio, la porto in Moldova, dopo fra 5 anni la porto in India e poi fra 5 anni questa cosa che sembrava una grande conquista, l'idea del libero scambio, è un'idea che passa attraverso una organizzazione citata en passant dal nostro Salvatore, che si chiama Organizzazione Mondiale del Commercio, e che è l'unico posto dove l'Unione Europea parla, guarda caso, sempre con una voce, perché quando si tratta di abbassare il proprio standard produttivo, l'Unione Europea parla sempre con un'unica voce. Quindi c'è un problema grande come una casa sulla finanza, ma c'è un problema grande come una casa sulla cosiddetta economia reale. Perché? Perché se io competo sempre sul prezzo dei prodotti e non sulla qualità del mio prodotto, e quindi sull'innovazione di processo, sull'innovazione di prodotto, sulla ricerca, io alla fine sono dipendente da qualche altro blocco, e in questa scelta l'Unione Europea sta più avanti. Ma vi spiego il motivo: perché l'Unione Europea nella storia è uno dei paesi in cui la valorizzazione dell'esperienza del mondo del lavoro era a un livello più accettabile che in altri posti. Quindi qui, da tagliare in termini di diritti di chi lavora, che vuol dire anche del figlio di chi lavora e di chi non campa con la rendita, perché c'è anche tanta gente che invece campa solo con la rendita, che sia finanziaria o che sia di case, di palazzi e quant'altro. In Europa, grazie a gloriose lotte del movimento operaio e grazie alla paura che faceva l'Unione Sovietica e il mondo del socialismo reale, in Europa il livello di salari, il livello degli orari di lavoro erano migliori che in altre parti. Quindi qui in Europa si attacca la speculazione, qui in Europa si attaccano di più i diritti, perché un po' stavamo meglio che per esempio negli Stati Uniti, dove il fenomeno è, come diceva un grande storico dell'economia, Georges Braudel, di più di longue durée, più a lunga gittata, più con una prospettiva storica lunga. Quindi, e non voglio farla lunga perché stiamo presentando il suo libro, ci sono delle responsabilità ben precise. La politica non è affatto tutta uguale. Nel piccolo, piccolissimo, la Federazione della Sinistra di Fondazione Comunista queste cose le dice da un po'. Nel piccolo, il Partito della Sinistra Europea, che tiene insieme i partiti della sinistra, comunisti e della sinistra, non solo comunisti, dell'Europa, queste cose le prova a far valere in un Parlamento europeo che ovviamente è uno strumento, usiamo un'espressione antica, della valorizzazione dei capitali, o per dirla ancora più semplice, uno strumento in mano a grandi lobby padronali. Qual è la proposta? La prima mia proposta è superare il dogma del libero scambio, quindi introdurre, perché qualcosa ancora gli stati possono, introdurre una fiscalità differente tra chi produce questa camicia a 1 euro e chi la produce pagando di più gli operai, pagando, stando un po' più attento all'ambiente, con una fiscalità differente, perché ancora a livello di Unione Europea possiamo tassare un bene prodotto con costi più bassi a livello differente rispetto a un prodotto che invece tiene standard qualitativi più alti. Questa cosa è una cosa, come dire, intuitiva, che però in Italia neanche il più coraggioso delle forze attuali del centro-sinistra ha coraggio di dire. Ma è una cosa, guardate, che non si tratta di fare i soviet, si tratta tra l'altro di difendere anche un po' di sviluppo produttivo industriale, che in questa Europa ha una storia e anche una qualità elevata. E per quella via, se tu
invece che introdurre sempre la concorrenza sul prezzo più basso, provi a è come il salario sociale, a introdurre un margine, probabilmente anche in India, anche in Cina, anche i paesi in cui le lotte sociali sono più indietro, magari anche lì qualcuno si sveglia, è un processo di miglioramento di quelle produzioni e di quei sistemi economici virtuoso si introduce. Io mi fermerei qui perché, ripeto, la presentazione del suo libro è perché voglio dare un contributo che sia... Grazie. Su questo mi sembra che sia interessante ripercorrere un attimo proprio i processi, come diceva Schiavon, di economia reale e economia finanziaria, per capire meglio quali sono le interazioni e per capire meglio soprattutto quali danni fa l'economia finanziaria e la finanziarizzazione dell'economia reale rispetto appunto all'economia reale, cioè ai beni che ogni giorno noi siamo chiamati a produrre con il nostro lavoro, siamo chiamati anche a consumare con i nostri guadagni. Come diceva Tamburro prima, abbiamo uno schema sostanzialmente per cui il cittadino non è più cittadino, diventa solo consumatore in questo sistema. E diventa un consumatore che deve appunto lavorare un tot di ore semplicemente solo per poter guadagnare quel tanto che basta per consumare i beni che il sistema deve vendere per fare il discorso che ci diceva prima. E credo anche che sia importante appunto da questo punto di vista, per vedere bene gli aspetti di questa crisi, e credo che meglio di Tamburro nessun altro lo possa fare, ripercorrere anche un po' la storia di questa crisi, appunto dal 2008 sostanzialmente, da quando è arrivata da oltreoceano, e ripercorrere soprattutto i meccanismi anche rispetto a un altro tema molto importante, che è un tassello fondamentale, che è il tassello delle privatizzazioni e di come appunto l'economia finanziaria riesce a appropriarsi dell'economia reale e di tutto ciò che è bene comune, che è un altro tema che credo ci interessa molto in questi anni, visto anche i dati che poi Tamburro ci ricorderà su cosa ci stanno derubando sostanzialmente. Allora, partendo dal 2008, come mi dicevi tu, 2008 diciamo che c'è stato l'exploit della cosiddetta crisi dei mutui subprime, no? In cui si dava un mutuo a tutti, anche a coloro che poi non erano più in grado di ripagare quel debito, anche a dei nullitenenti che erano senza reddito, finché poi non ci si accorgeva che quelle persone non erano in grado di pagare quei debiti, le banche andavano in difficoltà economica ed ecco che poi venivano nazionalizzate, cioè entrava in gioco la mano pubblica, la cosiddetta mano dello Stato, che finanziava poi queste banche in modo tale che poi per evitare il crollo del sistema. Ovviamente ha fatto un grande lavoro in questo la Federal Reserve, ma non sono mancate situazioni di mutui subprime anche in Europa, perché si è concesso dei mutui ma anche delle carte di credito a persone che poi non erano più in grado di ripagarle, di pagare i prestiti che avevano ricevuto. E dai mutui subprime, da questa crisi, si è passato a io quella che ho previsto, una delle prossime crisi sarà proprio la bolla dei derivati, perché dovete sapere che non solo stati, cittadini, ma anche molti comuni, comune di Milano, comune di Napoli, comune di Roma, nei loro bilanci sono pieni di questi derivati, che non è altro che carta straccia. Sono degli strumenti finanziari che alla loro scadenza non varranno più nulla e soprattutto in caso di credit events, come vi spiegavo prima, non saranno più in grado di risarcire e quindi si dovrà intervenire con la cosiddetta mano pubblica, quindi lo Stato deve fare ricorso a soldi, alle casse dello Stato per ripagare
pagare questi enormi debiti. Arriviamo in una situazione in cui, per ricollegarmi anche alle privatizzazioni, vedete, veniamo in un contesto in cui le banche fondamentalmente non hanno bisogno dei soldi, non hanno bisogno di farli soldi perché loro i soldi li stampano. Il loro obiettivo è il controllo delle masse e il controllo dei cittadini, perché vedete, controllare una persona con il debito è uno dei poteri più grandi, perché automaticamente lo metti nelle condizioni in cui di essere privato anche dei beni reali. E se perché siamo arrivati alle privatizzazioni? Siamo arrivati a una situazione in cui uno Stato, per esempio prendete il caso della Grecia, la Grecia si è trovata in una situazione in cui l'economia nazionale non andava più bene, ha chiesto prestiti alla Troica, ovvero Unione Europea, Fondo Monetario, Banca Centrale Europea, e in cambio di questi prestiti hanno dovuto adottare delle misure di austerità, ovvero blocco dei salari, annullamento delle tredicesime, aumento delle tasse. Nonostante tutte queste cose, queste misure di austerità, l'economia greca non è cresciuta. Ha fatto richiesta di ulteriori debiti, anche questi ulteriori debiti non sono serviti a nulla, e alla fine lo Stato greco è stato costretto a cedere alla pressione della privatizzazione. Quindi pezzi di Stato che prima erano in mano pubblica, quindi beni e servizi che prima erano offerti gratuitamente ai cittadini, adesso sono finiti nelle mani di privati. C'è un libro molto bello al riguardo che si chiama Confessioni di un sicario dell'economia, che è di Perkins. Perkins era proprio lavorava per una grande multinazionale americana. Il suo compito qual era? Era quello di andare dai capi di Stato, soprattutto in Sud America, e ricattarli. Cioè diceva, o questo servizio lo fai gestire dalla multinazionale americana, oppure ti ritroverai nei guai. Ci sono alcuni capi di Stato che hanno ceduto a questa pressione, altri invece che hanno tenuto il polso, non hanno voluto cedere a queste pressioni di questo tipo e hanno fatto una brutta fine. Cioè sono stati hanno piazzato dei governi fantocci, oppure hanno fatto in modo proprio di assassinarli. Tra l'altro io nel mio libro precedente, La via del denaro, ho fatto proprio un capitolo a parte sui cosiddetti omicidi di Stato. Per esempio ho citato Kennedy, molti non lo sanno, molti pensano che sia stato ucciso perché non ha saputo ben gestire la guerra in Vietnam. Molti non sanno che Kennedy emise qualcosa denominato Ordine Esecutivo 11.110. Questo era un ordine che dava il potere allo Stato americano di stampare moneta, ma attenzione, su quei dollari non stava scritto Federal Reserve, ovvero il dollaro stampato dalla banca centrale americana che è privata, ma stava scritto United States of America, ovvero quelli erano dei dollari prodotti dallo Stato americano, non dalla banca centrale. Quindi erano 4,3 miliardi di dollari che non generavano debito pubblico. Manco a farla apposta, dopo l'ordine esecutivo 11.110, a distanza di pochi mesi, Kennedy fu assassinato. E la prima cosa che fece il suo successore è quello di togliere da mezzo questo ordine esecutivo 11.110. La stessa cosa è successa a Sankara. Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, lui in una conferenza all'ONU disse che il Burkina Faso era un popolo talmente povero che non era in grado di pagare il debito pubblico. Questo debito pubblico andava annullato. Anche lui, con la complicità dei servizi segreti americani e francesi, fu fatto fuori. E così come tanti altri presidenti che hanno cercato di lottare contro l'oligarchia delle banche, perché purtroppo è un potere talmente forte in cui ci sono degli interessi in gioco elevatissimi che nel momento in cui ti opponi rischi la vita. Un modo per non rischiare la vita, quindi per non fare gli eroi, è quello proprio della democrazia diretta. Quindi se tu cerchi di istituire il potere su scala orizzontale e non verticale, è ovvio che riesci a spalmare, tra virgolette, questo pericolo, e oltre ovviamente a fare in modo che i cittadini siano parte attiva alla res pubblica.
Quindi, ritornando al discorso di prima, ci troviamo in una situazione in cui l'oligarchia delle banche si impossessa dell'economia reale, quindi dalla finanza dovrebbe essere tutto il contrario, è la finanza che si ciba dell'economia reale, appunto attraverso le privatizzazioni. Ovviamente tutto a svantaggio dei cittadini, perché se io cittadino prima potevo godere dell'acqua pubblica, dei servizi pubblici, dei mezzi di trasporto gratis, adesso che finiscono nelle mani di multinazionali, ovviamente non me li daranno più gratis, perché l'obiettivo principale di una multinazionale è il profitto, fare profitto, guadagnare. Quindi se ti cedo un servizio o un bene, io te lo faccio pagare. Se me lo cedi tu Stato, io te lo cedo gratuitamente o ad un prezzo irrisorio. Questa è la differenza importante da capire. E purtroppo ci troviamo in una situazione in cui l'oligarchia della bancaria sta ai vertici della piramide del potere. Al di sotto ci sono i politici, che molto spesso sono finanziati dalle stesse banche. Per esempio in America ha vinto Obama, ma attenzione, guardate che le banche finanziavano sia Obama sia il suo rivale McCain, hanno dato più soldi alla campagna promozionale di Obama, e manca fare l'opposto, ha vinto Obama. Obama, il politico, una volta che viene eletto con i soldi delle banche, non si sognerà mai di andare contro coloro che l'hanno aiutato poi a vincere le elezioni. E questo per fare un punto della situazione. Quindi viviamo in un contesto in cui attraverso la politica monetaria, attraverso il monopolio dell'emissione monetaria in mano a queste istituzioni private, poi in aggiunta ci troviamo delle istituzioni sovranazionali, Fondo Monetario, WTO, Organizzazione Mondiale del Commercio, che sono delle istituzioni antidemocratiche, perché tra l'altro non sono state eletti, i cui rappresentanti non sono stati eletti da alcun cittadino, ci troviamo a subire dei diktat, per esempio sul debito pubblico. Adesso stanno istituendo il fiscal compact, noi abbiamo dovuto mettere nella nostra costituzione il pareggio di bilancio, che è una cosa assurda, cioè nel senso noi siamo obbligati a rispettare determinate manovre finanziarie affinché quel debito venga sempre più ridotto. Se io non seguo quei dettami vengo sanzionato. Stanno istituendo l'EMS, che sarebbe il meccanismo di stabilità europea, che è un nuovo fondo che dovrebbe poi dare i prestiti a tutti i paesi in difficoltà. Voi dovete sapere che questo fondo, ovvero i funzionari che gestiscono questo fondo, godono di immunità parlamentare a livello internazionale, quindi qualsiasi cosa facciano queste persone dal punto di vista giuridico non li puoi toccare. Sono dei creditori privilegiati, quindi se tu Stato hai un debito nei confronti di questo fondo e nei confronti di altri creditori, devi prima ripagare questo fondo. Per partecipare a questo fondo, al meccanismo di stabilità europea tra l'altro, lo Stato deve versare qualcosa come 125 miliardi di euro, che li prenderanno dai soldi delle nostre tasse. Quindi viviamo in un contesto veramente illogico e assurdo, distaccato dall'economia reale, ne subiamo tutte le conseguenze, eppure viviamo in una situazione in cui, signori miei, le soluzioni ci sono. Noi non stiamo elencando solo i problemi, noi vi stiamo dicendo anche che ci sono delle soluzioni, come bloccare il libero commercio, che ha fatto dei danni enormi, come istituire la sovranità monetaria, come annullare il debito pubblico, come introdurre il reddito di cittadinanza. Sono tutte cose che ci possono far vivere meglio e quindi ci possono proiettare veramente verso un futuro più roseo e anche più etico sotto un certo punto di vista. Allora, io ho seguito anche questa seconda parte con grande interesse. Anche qui, compito nostro è informare di cose di cui non si parla mai. Quando si parla di cosiddette privatizzazioni, lo ricordo perché non sono cose astratte, sono cose che riguardano ciascuno e ciascuna di noi. Abbiamo lo Stato italiano ha letteralmente regalato le autostrade e le stazioni a il signor Benetton. Non risulta
che nel servizio autostradale, nel servizio delle stazioni, in cui nelle principali stazioni italiane abbiamo tanti bei centri commerciali, la situazione sia migliorata. Abbiamo regalato il servizio telefonico italiano sostanzialmente a un'altra famiglia che poi vede anche un suo rampollo eletto parlamentare nel Partito Democratico. Abbiamo visto smontare pezzo a pezzo il sistema industriale italiano, che era un sistema che produceva dal punto di vista della siderurgia, della chimica, della meccanica fine, produceva prodotti di altissimo livello. Abbiamo, guarda caso, sempre e solo, mi viene in mente sulla TAV, ma su tutte le grandi opere italiane, che producono e che lavorano 3, 4, 5 grandi imprese. Chi sono queste grandi imprese? O che fanno gli inceneritori? Per esempio l'Impregilo. Che cos'è l'Impregilo? Se non una grande invenzione finanziaria anche lì tra Benetton e Marcellino Gavio. Benetton non è proprio quello che vi vende le magliette, non è un altro. Sempre quello è, sempre quella famiglia lì di Ponzano di Treviso. E questa Impregilo non c'hanno un muratore pagato direttamente, uno, non ce n'hanno uno. Funzionano tutto su appalti e subappalti e stanno costruendo metà, non per finta, non lo dico metà, cioè metà non simbolica, metà reale, delle autostrade del Brasile e dell'Argentina. Il MOSE a Venezia, la TAV all'alta velocità. Questi signori cosa fanno? Prendono soldi pubblici, soldi come astrazione, servizi pubblici, cioè soldi, perché in un sistema capitalistico ogni cosa vale, cioè ha un valore venale, dalle risorse generali, dall'essere beni comuni, cioè beni di tutti, pagati con cosa? Con le nostre tasse, fiscalità generale o anche imposte indirette, e mettersele, come si dice a Roma, in saccoccia. E il processo è un processo che va avanti. Abbiamo visto una grande sentenza della Corte Costituzionale a cui a qualche parlamentare del Partito Democratico o del centro-sinistra, io non sono un anti Partito Democratico, lo dico con chiarezza, neanche anti centro-sinistra, però farebbe bene a non detestare una sentenza della Corte Costituzionale che dice che, a Dio piacendo, siccome ci sono stati milioni di cittadini che hanno detto che l'acqua deve restare pubblica, l'acqua resta pubblica. Mi riferisco all'onorevole Lanzillotta, il cui marito, guarda caso, grandissimo amministrativista italiano, è il presidente della Cassa Depositi e Prestiti, anche quella, grande istituto di finanziario pubblico al 100%, che è stato regalato pezzettino a pezzettino ai privati. Come la chiamerebbe Marx questa roba qui? Ragionando sul 700 e il primo 800, un processo di accumulazione primaria. Noi che siamo meno raffinati di Marx, però non possiamo non tenere in considerazione che questo processo è un processo che, per semplificare, sottrae ai poveri per dare ai ricchi, diciamola in maniera banale. E guardate che anche il sistema fiscale segue questa regola. Segue la regola della battuta di Petrolini, che diceva: i soldi bisogna prenderli ai poveri perché i poveri sono moltissimi di più, e lasciarli ai ricchi che tanto sono pochi. Guardate che il sistema finanziario, in termini di acquisizione, in termini di entrate, quindi imposte, tasse, è un sistema che ha seguito rigidamente questa battuta di Petrolini. Cioè, si toglie ai poveri, aumento dell'IVA, aumento delle accise, cioè di tutte le imposte indirette che colpiscono me e colpiscono la famiglia Agnelli, perché la bistecca
la mangiamo io, la mangiamo e la mangia Agnelli, no? Bene. Quindi le imposte più inique sono state aumentate, quelle che neanche Cavour, in un sistema in cui c'era il 2% dei cittadini che votavano con l'Unità d'Italia, neanche Cavour aveva il coraggio. A un certo punto aboliscono la tassa sul macinato, questi aumentano le imposte indirette, cioè aumentano le imposte più odiose sul pane, sul latte, sulla carne, sulla benzina, con le accise. E il sistema invece, quello tributario, quello insomma sulle imposte dirette, tutto improntato sul contrario di quello che sta scritto nella Costituzione. Costituzione repubblicana, che è un altissimo compromesso tra culture democristiane, liberal-democratiche, socialdemocratiche e comuniste, dice una cosa semplice, che la fiscalità deve essere progressiva. Cosa significa progressiva? Che un peletto di più facciamo pagare a chi ha di più, non un peletto di meno, un peletto di più. Perché, come usano i tributaristi, la capacità contributiva è più alta. L'impostazione è esattamente l'opposto. Anche qui non è una scelta rivoluzionaria chiedere l'applicazione della Costituzione nella fiscalità e chiedere una patrimoniale, che non è l'IMU. Anche qui ennesima, altro è dire che l'IMU è un'imposta sul patrimonio, perché magari lavorando un muratore dalla mattina alla sera è riuscito a costruirsi a tempo perso anche la casetta. Quella è un'imposta sul suo patrimonio, ma non è un'imposta patrimoniale. E noi diciamo, signori, l'IMU così com'è va tolta. Ma semplice, chiaro. Guardate che gli anni che ci vengono incontro non sono più facili, sono più difficili. Quando continuamente dicono c'è la luce in fondo al tunnel, e continuano a dire che però il tunnel dura un po' di più. 6 mesi fa hanno detto alla fine del 2012 si vedrà un po' di crescita, adesso alla fine del 2013. Sono tutte sciocchezze, perché è un fatto banale. Se si riduce il reddito disponibile, e tendenzialmente il nostro non è reddito da rendita, sia finanziaria che immobiliare, ma è un reddito da lavoro, tendenzialmente il nostro, giusto? Se si riduce quel reddito lì, e non, l'economia non gira, banalmente, perché se non ci sono soldi la gente fa meno vacanze, va meno al cinema, va meno a teatro e quant'altro. Quindi il processo recessivo è appena cominciato. Ma siccome, come diceva Mao, basta una scintilla per incendiare la brughiera, e io lo penso davvero, e siccome l'abbiamo detto e ripetuto, ci sono dati scientifici, non si stanno contraendo i beni semmai stanno aumentando, aumenta la farina, aumenta, diminuisce un po' l'energia derivata da carbone, petrolio e quant'altro, però scopriamo continuamente nuove forme di energia, quindi non c'è una crisi di penuria, c'è una crisi semmai di sovrapproduzione. Quindi di fronte a questa barbarie c'è un'alternativa, ma per esserci un'alternativa, e qui concludo perché non voglio farla troppo lunga, bisogna uscire dalla passività, bisogna costruire relazioni tra soggetti sociali, partecipazione tra di noi nel nostro caseggiato, nel nostro borgo, nel nostro quartiere, nella nostra città, reti, io credo vada anche costruita la sinistra politica, ma per me è importante, per qualcun altro no, ma insomma, se la stessa cosa che penso io la costruisce un altro che io chiamo compagno, che lui non pensa di essere di sinistra, non pensa di essere comunista, a me va bene lo stesso. Il nostro autorevolissimo autore non è probabilmente, né si definisce comunista né si definisce di sinistra, però dice delle cose che, se realizzate, farebbero fare un passo in avanti verso le nostre proposte e anche verso la nostra società ideale a cui tutti tendiamo. Grazie.
E a proposito di partecipazione, di partecipare a questi nuovi processi, io parteciperei la platea, nel senso che vediamo se qualcuno vuole intervenire, se avete domande, dubbi, perplessità, inquietudini, chiunque voglia intervenire, prego. Sì, il mio intervento si collega al tuo, no? Su Cavour, su Marx. In realtà questi personaggi qua sapevano benissimo con chi avevano a che fare, nel senso che Cavour in maniera negativa, perché l'unità d'Italia nasce da un compromesso fra i grandi banchieri dell'epoca che volevano conquistare il sud dell'Italia, e ce la fecero con questo Garibaldi, questo ladro di cavalli del Sud America, Emile Straccioni, che sconfissero il più grande e forte esercito, che era quello dei Borboni, grazie appunto al fatto che con i soldi dei banchieri, in particolar caso dei banchieri Rothschild, pagarono tutti i generali borbonici e ebbero questa facilità irrisoria nel vincere quella guerra. Lo stesso Marx invece, in parte positiva, lui sapeva esattamente chi erano i banchieri, dato che la truffa del signoraggio esiste, è secolare, non è che nasce in questi secoli, in questi ultimi 2-3 secoli, però viene legalizzata proprio con la nascita della Banca d'Inghilterra. E nel Capitale di Marx c'è una pagina che non legge quasi mai nessuno, 2-3 paginette, nelle quali lui proprio afferma la nascita delle banche nazionali, delle banche centrali agghindate con nomi nazionali, che lui sapeva benissimo essere banche private, che lo erano all'epoca e lo sono oggi, creerà quello che sarà la vera crisi, la vera distruzione dell'essere umano. Questo, perché ho fatto questa premessa? Perché in realtà la figura dei banchieri centrali, dei banchieri internazionali, è quella che domina. Come ben diceva il Giacinto Riti qualche decennio fa, quando lui li definiva il grasso usuraio. Auriti, che è della sponda opposta alla vostra, lui fece un grosso esperimento nella sua cittadina di Guardia Grele con il SIME, con una moneta locale. In realtà qualsiasi sindaco potrebbe provare questo, sfidando ovviamente la banca centrale a fare la moneta locale emessa a credito e non a debito. Tant'è che comunque anche ai tempi nostri ci stanno lavorando altri economisti come Salvatore, che sono Miklavec, o che lavora con l'avvocato di Auriti, che è Antonio Pimpini. Quindi è una truffa secolare, ma come il libro di Salvatore chiude sulla democrazia diretta, in realtà si può ribaltare, appunto perché in democrazia diretta il banchiere, il grasso usuraio, avrebbe enormi difficoltà a comprarsi o a minacciare la metà più uno dei votanti, nel momento in cui ci strutturassimo con degli strumenti di democrazia diretta vera, che non sono utopia, che esistono in diverse parti del mondo. A Porto Alegre c'è il bilancio partecipativo, che secondo me è il più grande strumento di democrazia diretta per quanto riguarda una comunità locale o addirittura una comunità regionale. E a Porto Alegre 1,5 milioni di abitanti ha deciso fino a qualche anno fa come costruire la città, cioè si sono costruiti le fogne a Porto Alegre, e Porto Alegre arrivava dalla dittatura militare, il Brasile era una dittatura militare, ma senza andare così lontano, la vicinissima Svizzera ha i referendum propositivi senza quorum, che fanno legge un secondo dopo che sono approvati, non come noi che abbiamo questi referendum abrogativi con il quorum, che non hanno nessunissimo valore, dato che devi votare no per dire sì, devi votare sì per dire no, come diceva Gaber. E essendo confinanti con la Svizzera, nessuno sa o parla di questi strumenti, che sono semplicissimi. E niente, io volevo solo poi chiedere a Salvatore se questi grassi usurai banchieri non producono solo i soldi, no? Ma hanno le mani in pasta dappertutto, quindi medicina, avere le mani in pasta nella medicina vuol dire che questi qua scrivono i libri di medicina, cioè hanno le case farmaceutiche, le case farmaceutiche sono quasi tutte della famiglia Rockefeller, che è un'altra famiglia di banchieri. Una volta che questi qua scrivono i libri di medicina, e una volta che i medici sono tutti
non fanno nessun ulteriore studio dopo quello universitario, ma si affidano solamente agli informatori farmaceutici, i quali ovviamente hanno alle loro spalle solamente studi finanziati dai banchieri stessi. Ma questa medicina dove ci porta? E iniziando invece dalla vera medicina, che è l'alimentazione, ma secondo te veramente l'uomo è carnivoro? Abbiamo una dentatura carnivora? Cioè, e secondo te l'uomo deve mangiare il sale, lo zucchero, tutte queste droghe che fin dalla nascita veniamo svezzati? È anche questa una forma di controllo? Segnati la domanda, poi la facciamo dopo, perché abbiamo un altro intervento. Prego. Sì, buonasera. Ho cercato di stare attento perché evidentemente il mio raggio d'azione quotidiano è un altro, non è evidentemente, e di questo mi ha fatto molto piacere, il raggio d'azione del, come dire, di chi studia a fondo i problemi, di chi ragiona, di chi ha, definiamo anche gli strumenti culturali, nonché personali, per raccontare, illustrare ciò che stiamo vivendo. Io sono un operaio e quindi nel mio intervento riporterò la visione di un operaio rispetto alle questioni che hanno sollevato i due relatori. Lo dico con il massimo rispetto di ciò che è stato detto, ma lo dico anche pensando di mettere un pezzetto, come dire, di vita quotidiana che necessariamente debba intrecciarsi con le analisi che sono state fatte, perché io sono d'accordo sul fatto, evidentemente, che chi pensa che questa è una crisi, evidentemente, ahimè, non ha capito nulla. Questa non è una crisi, questo è esatto, al di là del fatto che c'è una data, l'ottobre del 2008, che dal giorno alla sera ha cambiato le sorti del mondo. Al di là del fatto che c'era quella data, probabilmente le condizioni perché avvenisse esattamente quella cosa c'erano già, e c'erano già da decenni. Questa prima affermazione intanto mi farebbe riflettere da operaio sul fatto che tutti noi abbiamo dormito su 10 guanciali pensando che il futuro fosse roseo per tutti e che il mercato fosse quella cosa, quell'entità che a tutti noi avesse accompagnato verso il futuro roseo. Io mi ricordo molto bene quando tanti leader della sinistra invocavano il mercato quasi a regolatore di tutti quelli che erano gli equilibri del mondo, e certo. E mi ricordo molto bene quando si pensava che la globalizzazione fosse quell'elemento altamente democratico che avrebbe portato i paesi, per così dire, del terzo e del quarto mondo ad avere raggi e sprazzi di democrazia, sviluppo e dignità. Abbiamo preso una bordata negativa, una botta contro il muro che ci fa vergogna. E il punto è un altro, che se oggi si viene a discutere di queste cose e non ci togliamo il peccato originale, e il peccato originale per me passa anche dal fatto che quando siamo stati al governo noi non abbiamo risposto ai problemi delle persone e abbiamo raccontato la realtà in maniera diversa da come era, è evidente che rischiamo una collisione, rischiamo sì un default culturale, perché guardate, al di là degli intellettuali, e io li rispetto perché la loro opera è quella di portare un elemento di valutazione che deve però essere introitato, vissuto e trasformato dalla società reale, ma c'è una questione: come facciamo a recuperare il consenso e l'attenzione della gente? Perché quando si dice, e io sono d'accordo, che la democrazia diretta, che il lavoro,
che è, come dire, l'individuo nel suo insieme, nella sua competenza sociale e naturalmente l'individuo, vi dicevo, sia l'elemento base a cui tornare, perché questo fenomeno non si può risolvere attraverso quelli che sono gli indirizzi che ormai tutto il mondo sta dando, perché sono esattamente finzioni, perché quando si parla della crescita o dell'aver trovato i 130 miliardi per la crescita, o quando parlano del fatto che c'è a margine un qualcosa che riguarda la crescita, guardate, quella sì è un'enorme bugia, perché le condizioni sono quelle che sono state riportate dianzi. Quando si parla del governo italiano che ieri ha approvato il fiscal compact, che sono 40 miliardi di riduzione del debito per 20 anni, significa che ieri chi c'era e chi l'ha votato, e qualcuno è anche andato via per non votarlo, e questo parla poi, e poi vengo sulla classe politica, ha votato il fatto che i prossimi governi che verranno nei prossimi 20 anni saranno costretti a dover prendere atto che quello è un gioco che è non solo su tutti noi, ma anche sulla possibilità democratica di un paese attraverso il voto per decidere il proprio destino. Guardate, vi rendete conto cos'è successo? E tutti zitti e tutti buoni. Allora io dico questo, e ritorno all'argomento precedente: siccome il nostro problema a sinistra è quello di avere consenso e credibilità nella gente, allora dobbiamo fare qualcosa di più, perché quando invochiamo la rappresentatività, la democrazia diretta, guardate, c'è bisogno prima di passare nel cervello delle persone, perché quando la sinistra, noi siamo stati al governo e abbiamo fatto analisi e azioni sbagliate che hanno contribuito a rafforzare questa situazione, per quale motivo dovrebbero seguirci? Per quale motivo la gente dovrebbe seguirci? Per quale motivo la gente ci dovrebbe dare fiducia quando noi, come stasera, stiamo facendo delle analisi reali, vere, direi anche essenziali e fondamentali per il nostro futuro, ma il punto è quello precedente. Allora mettiamoci in capo questo, è chiaro che questa è una situazione dannata, è una situazione avvelenata che tende solo a rafforzare, come dire, a marginalizzare il profitto, e qui c'è le condizioni per poterlo fare. Guardate, dovete studiare le multinazionali, scusate se mi permetto a voi di dirvi questo, dovete studiare le multinazionali, perché ciò che fa la multinazionale è esattamente in carne ed ossa il pensiero della finanziarizzazione del lavoro. Quando si è parlato della concentrazione del profitto rispetto a una minoranza, è esattamente ciò che fanno le multinazionali in un momento come questo, di minor domanda, lo sapete cosa fanno? Chiudono gli stabilimenti meno importanti, accentrano la produzione nello stabilimento più redditizio. Questo, le multinazionali stanno dando un valore fondamentale alla materia prima, e non alla capacità di trasformare la materia prima, non dove interviene la dignità, la conoscenza, l'intelligenza dell'operaio. Guardate, stiamo attenti, noi ci stiamo giocando il futuro, e anche a raccontarsela rischiamo di fare un danno enorme. Dobbiamo avere la capacità di capire che insieme alle parole ci deve essere l'esempio forte, perché quelli che prima di noi, i nostri padri, hanno costruito un mondo che pensavamo indistruttibile, l'hanno fatto anche attraverso il sacrificio fondamentale, non solo delle dignità e dei valori, ma anche della propria vita. C'è bisogno di dare uno spessore a queste idee, altrimenti non saremmo capiti. Paolo Francini. Una riflessione di un secondo e due domande. La riflessione è questa: credo che un po' ci fregano e un po' ci facciamo fregare. Un po' ci fregano perché credo che chi ha mai sentito le spiegazioni che abbiamo sentito stasera? Noi sentiamo parlare in televisione di spread, sentiamo parlare di agenzie di rating e di molti altri nomi, ma quanti davvero riescono a capire i meccanismi che ci sono dietro e chi ci guadagna e chi ci perde? Io credo praticamente nessuno. Ovviamente lo fanno apposta a non spiegarci quello che abbiamo sentito stasera. E ci fregano anche perché
insieme al fatto di non spiegarci come funziona il sistema, ci dicono, e noi ci facciamo convincere, che non ci sono alternative. Guardate, questa è la cosa più drammatica. Anch'io sono un operaio. E di fronte a quello che subiamo tutti i giorni, parlo spesso con i miei colleghi di lavoro e mi dicono: chi vuole confrontarsi ancora su queste cose? Perché qualcuno nemmeno vuole confrontarsi su queste cose. Mi dicono: ma che ci possiamo fare? Ma guarda, non esistono alternative, non c'è possibilità di fare diversamente. Praticamente come se fosse una legge divina. Noi poveri uomini, se piove piove, che ci fosse, dobbiamo prendere la pioggia. Non ci sono alternative. Abbiamo sentito stasera che ci sono alternative e altre più approfondite credo che potremo sentire da loro, e ovviamente leggendo da altre parti, informandosi anche con altre fonti di informazione. Ma questi sono due elementi fondamentali: il fatto di non capire come funziona il sistema, essere su una macchina e non capire come funziona, e non avere la possibilità di capire che si può andare in un'altra direzione, che si può prendere il volante in mano, curvare e andare in un'altra direzione, e quindi ci sono le alternative. E poi perché ci facciamo fregare, secondo me? Io sono profondamente convinto, ora mi emoziona quasi a dirlo, perché l'abbiamo provato anche a fare qui a Castagneto e non ci siamo assolutamente riusciti, ci hanno spezzato in due, cioè sul fatto della partecipazione, sul fatto della democrazia eletta o democrazia partecipativa, come si chiamava una volta. Ma il potere, ma voi pensate che dal livello locale fino a quello centrale lo cedano per bontà di cuore? Va preso il potere, credo, spero, non con metodi violenti, con i metodi della democrazia, ma se non si prende, non lo cedono, non viene ceduto, né in un piccolo comune come questo, né in realtà ovviamente più grandi. E di fronte a tutto quello che sta succedendo in questi mesi, ma anche negli anni passati, ce l'hanno fatte nere, nere. Dov'è la reazione? Dov'è la voglia da parte dei cittadini di dire: voglio contare, sia in un comune piuttosto che a livello nazionale? Ma ci mandano in pensione quando vogliono loro, a 70 anni, anche se lavorano in una miniera, anche se lavorano in un'acciaieria, ci fanno ripagare l'ICI, il l'IMU, tolgono diritti fondamentali che sembravano appunto acquisiti una volta per tutte, invece e il Marchionne, e via il contratto nazionale di lavoro, e via, quante se ne può citare? E via il 25 aprile, e via il 1 maggio, e via, quante se ne può citare? Perché in parte l'hanno fatto e in parte stanno preparando. Dov'è la reazione? Dov'è? Dov'è la gente che si incazza? Posso parlare così? Dov'è la gente che si arrabbia? Dov'è? Mi sono sentito dire dal mio compagno di lavoro, chiamo così, quando parlavamo di queste cose. Noi fra l'altro alla Lucchini stiamo rischiando il posto di lavoro, quindi non è che si parla di altri, del Burundi, parliamo di noi. Non mi fa parlare di queste cose, perché mi deprimo, tanto non ci posso fare niente. Parliamo di altri. Dov'è la reazione? E soprattutto ci fregano perché hanno scatenato un meccanismo e noi ci siamo caduti in pieno, quindi è colpa nostra, buona parte lo succede, è colpa nostra. Poi ognuno ha le proprie responsabilità personali. Il meccanismo è la guerra tra poveri. Qui quasi nessuno l'ha citato, ma guardate, è una bomba incredibile, atomica, è niente in confronto a questo. Io sto male, mi rendo conto che sto male, arrivo a terza settimana del mese, eccetera, eccetera. Mi levano tutto, la possibilità di urarmi, tutto, la previdenza, tutto. Ma di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Di quelli in alto, cioè di quelli che ci hanno spiegato? No, no, no. E l'extracomunitario dove si mette? E quelli hanno il posto garantito. Il pubblico impiego, ma dove si mette? Eh no, la colpa è loro. E chi è un po' diverso da noi? Ma la colpa è loro. Quelli in basso, loro. Fino a pochi mesi fa, ma nella cultura è passato e vale anche oggi. Il problema, noi abbiamo ragionato, il centro-sinistra, non io, non la sinistra, perché col cavo se non mi fare il culo per un ragionamento del genere, scusate il termine. Il problema erano i lavavetri, il problema erano i lavavetri, erano mendicanti, erano loro il problema. Assessori del centro-sinistra, Firenze, Scioni, vi ricordate? Le televisioni che andavano dietro e che facevano reportage mentre lui andava a prendere i lavavetri e urlava
pieno di gioia perché ha preso il lavoretto di un mendicante. O di questo ci hanno convinto. Guerra tra poveri. Vivo in quel contesto di lavoro e quando si parla di chi ha la responsabilità mi dicono: ma qui c'è troppi extracomunitari. Ma qui ha più, ma voi quanti extracomunitari? Ci hanno invaso gli extracomunitari, i negri, perché il termine, i negri. Questo è il problema. E ha funzionato, ma guardate, questo ha funzionato tantissimo. Quindi un po' ci fregano e molto ci facciamo fregare. E finché non ci sarà una reazione e finché non riprenderemo in mano le sorti, continueranno a farci questo anche di più, perché ovviamente l'unico interesse loro è gestire il potere per fare quanto più profitto possibile, Robin Hood alla rovescia. Allora finisco con due domande, sono estremamente banali, ma insomma siccome sono un po' arrabbiato, un po' esasperato per quello che sto vedendo e per quello che non vedo come reazione, allora domanda all'economista e al politico, ne sa più di me, in modo molto semplice e banale, ma le domande di tutti i giorni, come può finire? Cioè se andiamo avanti in questo modo, in quali tempi e come può finire? Può sembrare una domanda così da bar se volete, ma davvero a volte come può finire questa storia? E anche in quanto tempo? E io di speranze sinceramente in questo momento, nonostante mi dia da fare per provare a fare qualcosa, non ne vedo molto. Ma voi vedete delle speranze in un arco di tempo relativamente breve che ci possono portare a pensare che forse una via d'uscita c'è? Io passo ovviamente le risposte ai nostri interlocutori accennando che una possibilità l'Islanda ce l'ha avuta. Rispondo subito a te per l'Islanda. Vabbè, lì c'è da fare un po' di chiarezza sulla situazione dell'Islanda, a parte che parliamo di un contesto anche molto ridotto, 320.000 abitanti che non sono 60 milioni di abitanti come qui da noi, però lì hanno in realtà cacciato quelle banche olandesi e inglesi che avevano indebitato, verso cui ogni cittadino doveva restituire un tot, mi sembra 300 euro al mese per recuperare quel debito. E era un debito che in realtà i cittadini non avevano accettato e quindi in un certo senso hanno ripristinato quel concetto di debito detestabile, cioè se mi hai generato un debito e non mi ha portato alcun beneficio, io allora non te lo pago perché detesto quel tipo di pagamento. Ovviamente si potrebbe estendere a tutti gli altri tipi di debiti che ha generato questo sistema finanziario nei nostri confronti. Cercando un po' di rispondere alle altre domande, io cerco di essere ottimista, nel senso che non vedo tempi brevi per uscire da questa sorta di crisi. I tempi saranno brevi nel momento in cui ognuno di noi si renderà conto del reale funzionamento del sistema in cui stiamo vivendo, magari smetterà di seguire la televisione dalla mattina alla sera e deciderà di documentarsi da fonti di informazioni indipendenti, che può essere a meno internet, il web è ancora uno strumento che possiamo utilizzare, mentre la televisione sapete benissimo che è uno strumento di controllo di massa e quindi se i mass media nella piramide del potere stanno subito sotto ai politici, che stanno subito sotto alle banche, viene da sé che i mass media, quindi gli organi di stampa nazionale e la televisione, sono un modo semplicemente per lobotomizzarci secondo il loro dogma, che è del tutto sbagliato. Quindi attraverso degli strumenti alternativi si può conoscere il reale funzionamento del sistema, perché conosciuto quello tu hai conosciuto il problema. Se conosci il problema puoi attuare anche la migliore soluzione per risolvere questo problema. Inoltre viviamo in un contesto, per riprendere la frase del signore di prima, in cui siamo appunto questa guerra tra i poveri perché siamo succubi del cosiddetto divide et impera, perché più siamo frazionati più è facile controllarci, più è facile comandarci. È ovvio che se siamo così frazionati ci facciamo
po' la guerra anche tra di noi, perché magari uno è di destra e uno è di sinistra, però magari abbiamo gli stessi obiettivi, ma per queste etichette non possiamo andare d'accordo, allora ecco che non arriveremo mai a alcuna soluzione. Io mi ritrovo a confrontarmi con tantissimi movimenti politici di destra, di sinistra, di centro, che dicono anche delle cose giustissime, cioè ognuno di noi ha come obiettivo finale quello di stare meglio, di vivere in maniera più serena, però viviamo in un contesto in cui esistono anche molte prime donne, questo lo dobbiamo ammettere, in cui ognuno si ritaglia il proprio giardinetto di potere e non è disposto ad associarsi con lo stesso, con un altro collega, un altro movimento, che però magari dice anche le stesse cose tue, solo perché è etichettato in maniera opposta, con una visione opposta alla tua. E anche questo è sbagliato, perché in questo modo veramente ci riduciamo ad essere succubi del dogma che il divide in tempera, che fa nient'altro che i vantaggi dell'oligarchia bancaria che sta al potere, e da questa situazione non usciamo più. Per ricollegarmi anche alla domanda invece che faceva prima Max all'inizio sulle fondazioni, per esempio voi sapete che i Rockefeller, che è una delle famiglie più importanti al mondo come a livello di potere, voglio dire, i Rockefeller, i Morgan, i Rothschild, detengono tutto il controllo delle case farmaceutiche e anche delle stesse università che istruiscono i medici che ci vanno a curare, che ci fanno credere che il Codex Alimentarius sia il dogma da seguire per la nostra alimentazione, mentre è del tutto sbagliato, perché voi dovete sapere che anche la malattia, l'ammalarsi è un business. Noi se siamo ammalati è un business per le case farmaceutiche. La stessa, per esempio, ancora ci fanno curare il tumore con la chemioterapia. Voi sapete che esistono delle alternative alla chemioterapia, perché la chemioterapia uccide le cellule cattive, ma uccide anche le cellule buone, quindi vi danneggia comunque. Invece esistono delle alternative che però non sono prese in considerazione dalla medicina ufficiale, per esempio cure a base del bicarbonato di sodio, che però non vengono attuate semplicemente perché non costano nulla. Conviene di più attuare la chemioterapia, che fa guadagnare il medico, la casa farmaceutica e tutte le strutture che ci stanno dietro. Quindi noi siamo non siamo più definiti come degli esseri umani, ma siamo semplicemente delle unità produttive che devono produrre, devono consumare, devono pagare le tasse sotto il profilo dal punto di vista societario e imprenditoriale, oppure siamo appunto degli strumenti per far guadagnare le lobby del potere, banche, case farmaceutiche e multinazionali. Passo la parola. Alimentazione. Sull'alimentazione l'uomo è onnivoro, come ci dicono i medici. Ricordando lo spunto che mi dà Max, l'uomo è frugivoro, molti non lo sanno, ma dallo studio dell'anatomia comparata, se voi andate a verificare la vostra dentatura, non ha canini, non ha una dentatura secodonta come quelli dei mammiferi, anche le nostre unghie non sono in grado di strappare la carne, quindi l'uomo è per sua natura frugivoro. Magari vi consiglio di informarvi anche sull'anatomia comparata che riguarda la nostra alimentazione, che dovrebbe essere un'alimentazione composta principalmente di frutta e verdura. Perché poi sono stati fatti anche tutta una serie di studi scientifici che dimostrano la correlazione di un'alimentazione fatta a base di carne e di pesce che porta poi a forme tumorali, e questa è scienza. Ci sta un libro che magari vi consiglio la lettura, si chiama The China Study, che è stato scritto da due scienziati nonché anche medici, dei dottori, uno studio che è durato 30 anni, che ha analizzato proprio tutta l'alimentazione di questa popolazione che stava in Cina, e si è visto come le persone che mangiavano carne e pesce sviluppavano delle forme tumorali al colon, all'intestino, all'esofago e via dicendo. Chi si nutriva solo di frutta e verdura non sviluppava questo tipo di alimentazione. Questo per collegarmi al concetto dell'uomo frugivoro. Però vedete, ci sono tante verità che purtroppo sono nascoste, e molte di queste verità sono volutamente nascoste, perché siamo appunto della merce in mano a questi criminali, che io li definisco tali, che andrebbero proprio puniti a un tribunale internazionale per i crimini che stanno svolgendo proprio nei confronti dell'umanità. Allora, io voglio cominciare in maniera leggera, perché è un tema molto pesante.
scherzando, perché nella vita bisogna anche... Io non so se sono frugifero. Frugivoro, però, vabbè, frugivoro. Frugivoro, però a me piace il Campari e, boh, oppure mi piace il whisky, non so se in che, sicuramente bene non mi fa, però in altri contesti, probabilmente al mio modo di vivere, la cosa non fa nessun fastidio, anzi mi tira sul morale sovente. A parte una battuta scherzosa, come vedete i temi sono molto vasti, sono centinaia di anni che sappiamo che cosa è, abbiamo studiato e sappiamo che cos'è il capitalismo. Jean Jaurès diceva: il capitalismo produce la guerra come le nuvole producono la pioggia. Jean Jaurès è morto nel contesto della prima guerra mondiale, insomma in quella che agli uomini al tempo, ai nostri nonni, bisnonni, sembrò una roba tremenda, la prima guerra tecnologica di massa che sventrava le città. Certe volte vedere il profilo dal punto di vista storico ci aiuta, perché parliamo in fondo dei nostri nonni e dei nostri bisnonni. La società e l'umanità è andata avanti un pochettino, bisogna riconoscerlo, o almeno io la penso così, un pochettino è andata avanti, un pochettino l'intelligenza dell'uomo e della donna non hanno prodotto solo guerre, distruzione, disperazione, ma è andata avanti in maniera assolutamente non sufficiente. Non si vive più 40-45 anni nel cosiddetto mondo occidentale, si arriva a vivere anche discretamente, finché non ci fanno i tagli alla sanità ulteriori, anche fino a 70-80 anni. Quindi, per rispondere a una delle prime sollecitazioni, a chi mi dice c'è speranza, io sono comunista perché ho speranza. Se non avevo la speranza, sarei stato, mi scusino le compagne o le signore presenti, una merda peggio degli altri, avrei pensato a fregare i miei cittadini. Perché invece, siccome ho speranza nell'uomo e nella donna e nel loro stare insieme, e ho speranza che appunto non esistono le razze, non esistono appunto i bianchi e i negri, gli ebrei e i non ebrei, io credo che la speranza sia una componente fondamentale, non solo per autoconvincersi tra di noi a mezzanotte, vi ringrazio per la pazienza con cui ci avete ascoltato. Quindi c'è speranza? Sicuramente sì. C'è la possibilità della catastrofe? Altrettanto. Io mi permetto di dirlo, non credo che... Poi basta intendersi sulle parole, sinistra e destra siano la stessa cosa. O perché credo che alcune parole d'ordine siano state usate da certe forze politiche, ma politiche e sociali, che hanno contribuito a far andare avanti la società, e certe altre parole d'ordine siano state usate sempre da gruppi che sempre quegli stessi, per semplificare riassuntivamente, chiamiamo forze retrive, reazionarie, di destra. Quindi anche io credo, nel piccolissimo della mia esperienza di uomo fortunato nato a Venezia, che ha potuto studiare tanto, che ha potuto, anche io nel mio piccolo, la parola sembra significativa, però ho dedicato, votato la mia vita a la giustizia, la libertà, l'uguaglianza, la fraternità, per usare delle parole antiche. Chiamiamolo sacrificio? No, perché non, per fortuna non sono stato in galera per le mie idee, non sono stato deportato nel campo di concentramento di Auschwitz, Birkenau o Buchenwald, e però la barbarie è latente. La barbarie è latente, perché ha ragione il compagno. C'è il problema della guerra tra poveri e sta crescendo, guardate. Se la battaglia contro
il libero scambismo estremo di cui avevo parlato non la facciamo noi, quelli di sinistra, i progressisti, i comunisti, chiamiamoci come vogliamo. È la battaglia che sta portando l'estrema destra neonazista in tutta Europa a prendere dei consensi clamorosi. Marine Le Pen, Alba Dorada, persino alcune esperienze di estrema destra in Italia stanno mettendo in secondo piano l'aspetto che i negri puzzano, per dirla semplice, e stanno dicendo: guardate che i negri puzzano, danno fastidio, vengono da culture totalmente diverse dalle nostre e vanno lasciati al paese loro, ma guardate che siamo invasi dalle merci cinesi, guardate che siamo invasi dalle merci indiane. L'idea del compra italiano, se va avanti così, e l'idea dell'autarchia, e l'idea del medioevo, procede. Se non c'è una proposta di una sinistra organizzata o di un soggetto del progresso organizzato a livello almeno continentale, lo dico sempre, almeno a livello continentale, che vuol dire Europa, se non c'è sta roba qua, c'è quell'alternativa là. E appunto il collega di lavoro, che magari vede la via semplice, non vede la via articolata, la via dello studio, la via della ricerca, la via anche del pensiero, si affascina di quella roba lì. Il montare del nazismo, non dimentichiamoci mai che Mussolini ha dovuto fare un finto colpo di Stato, ma Hitler è stato votato democraticamente nel paese, allora, guarda caso, più avanti in termini di costituzione e di diritti in quel contesto sociale. Quindi il rischio della catastrofe, della barbarie, c'è sempre dietro l'angolo. Per questa ragione io mi infervoro tanto e noi tutti qui proviamo a costruire un soggetto organizzato, anche perché temiamo quell'aspetto lì, lo temiamo davvero. Lo ripeto con altre parole, la costruzione malefica dell'Europa tutta a favore della Germania sta facendo un fenomeno che, ha ragione lui, si è già visto nell'Italia subito dopo l'unità, post-unitaria. Le fabbriche semi-artigianali, perché era il 1861, ma insomma le fabbriche che c'erano di filati al mezzogiorno sono state letteralmente mangiate economicamente dall'unità d'Italia costruita sul modello piemontese, e quella roba là ha portato alla chiusura di tutto l'impianto produttivo, abbastanza discreto per il tempo del mezzogiorno, sulla produzione tessile, e portarle tutte nel biellese, tutte allora nel triangolo industriale. La Germania sta facendo questo, siccome loro nel loro paese addirittura aumentano i salari, e grazie ai nostri livelli di debito alto si pagano coi soldi nostri il debito, perché anche questo ogni tanto andrebbe detto. Io tutto sono stato la mia vita fuorché nazionalista, però certe robe sono verità. Stanno trasferendo un capitale, un bagaglio di sapere produttivo industriale da qua a là e ai suoi satelliti, Olanda, alcuni paesi, Olanda, Danimarca, Norvegia, Finlandia, paesi baltici, Polonia, che è sempre stata la loro, e quant'altro. Quindi il rischio è fortissimo. C'è speranza? Sì che c'è speranza, anche adesso, compreso in Sud America, compreso in alcuni paesi. Per questo credo che, se davvero Hollande nel suo paese, invece che trasformarlo in una riserva di un paese postcoloniale, fa un lavoro banalmente di braccio di ferro, forse può aprire qualche contraddizione, ma la
piccolissima contraddizione che costruisci da quel livello del governo, se non c'è un movimento sociale e un movimento di politica organizzata che gli sta dietro, per rispondere anche a quello che un compagno autorevolissimo qui ha detto, il peccato originale è la nostra andata al governo, noi abbiamo fatto tanti errori. Ma è anche vero che tutti gli errori fatti quando stavi al governo non hanno avuto una sufficiente risposta in termini di piazza, in termini di... E comunque, non per difendere il governo Prodi, va anche detto che questi licenziano gli statali, il governo Prodi ha un po' stabilizzato un po' di insegnanti in alcune scuole e un po' stabilizzato qualche operatore in qualche comune con il processo di stabilizzazioni, e comunque il governo Prodi è stata un'esperienza devastante perché ha trovato, non è giusto criticare i morti, ma ha trovato un altro esponente del sistema bancario mondiale al principale ministero, cioè il Ministero del Tesoro e il Ministero delle Finanze, e che il cuneo fiscale, cioè banalmente la riduzione delle tasse sul lavoro, l'hanno fatto solo finanziando quei quattro incapaci di questa borghesia accattona che abbiamo in Italia, perché ogni tanto andrebbe anche detto che i padroni in Italia sono quattro accattoni che sanno solo appunto mangiarsi pezzettini di ex bene comune o di ex servizi pubblici e non sanno davvero innovare il livello di produzione. Io concludo quindi dando un messaggio di speranza. L'alternativa c'è, però l'alternativa non c'è se non ci sono soggetti sociali organizzati, se non ci sono corpi intermedi, se non c'è il volontariato, se non c'è un grande o almeno medio partito della sinistra anticapitalista e antiliberista in Italia, come sta crescendo in tutta Europa, perché in Grecia sta crescendo, è cresciuto in Francia, dobbiamo farlo crescere anche in Italia. E qui concludo. No, c'era un'altra domanda però che era stata posta prima di concludere, che era quella relativa a come si convince le persone a riaggregarsi e rimettersi insieme per rispondere a questa ondata, e questa credo che sia la domanda un po' più, diciamo, difficile anche per noi per dare risposte, insomma, che su cui vorrei un qualcosa di ulteriore da voi. Sì, come si convincono le persone? Le persone si convincono cercando di attivarle il più possibile. Per attivarle il più possibile significa che bisogna fornire loro le informazioni giuste, però io credo che, vedete, c'è una frase che dice spesso il mio amico avvocato Marra, che dice: cambiare è difficile anche quando conviene. Perché spesso, nonostante tu proponi determinati strumenti di cambiamento a quella persona che magari per anni ha agito sempre in quel modo, diventa difficilissimo cambiare, perché ci vuole anche una discreta dose di coraggio nel cambiamento. E io credo che molte persone sono anche a conoscenza degli strumenti che abbiamo, però li vedono molto spesso come delle utopie, come un qualcosa di irrealizzabile, e quindi si aspettano delle proposte magari più concrete ma anche più facili da adottare. Però molto spesso sono piccole cose che non cambiano il sistema. Invece, per cambiare il sistema e quindi per rovesciare questa piramide che vi ho descritto prima, in cui noi cittadini siamo alla base, in cui subiamo tutte le situazioni negative, e ai vertici troviamo queste famiglie che governano il mondo, i Rothschild, Rockefeller, i Morgan, l'oligarchia delle banche, le multinazionali, i mass media. Per rovesciare questa piramide deve partire da ognuno di noi, di questo desiderio di informazione, eliminare, accantonare le fonti di informazione, quelle pilotate, ovvero TV,
i giornali, gli organi di stampa che purtroppo dicono ciò, solo ciò che noi possiamo sapere, ma non ci forniscono un'informazione a 360 gradi come si dovrebbe fornire, e poi a quel punto si formerà quel gruppo di persone che può essere anche, basterebbe un 20%, un 30% del popolo italiano a conoscenza del reale funzionamento del sistema economico, che già si potrebbe creare una rivoluzione senza morte e senza feriti, una rivoluzione culturale che ci porterebbe a quel progresso e anche a quel benessere collettivo che tutti stiamo aspettando. Allora, questa è la domanda più difficile. Anche qui parto dall'esperienza dei nostri nonni, dei nostri genitori. Anche qui per dare una speranza, ma su dati reali, non su metafore o su chiacchiere. Il Partito Comunista, quando era in clandestinità sotto il fascismo, non aveva un numero di militanti nell'ordine delle decine o delle centinaia di migliaia. Però quel partito è riuscito, con altri soggetti sociali e politici, il Partito d'Azione, i socialisti, eccetera, a costruire la resistenza al nazifascismo in Italia. Cosa significa? Che volendolo, gli strumenti ci sono ancora. Abbiamo detto e ripetuto, li metto in fila: partecipazione, usare lo strumento della partecipazione anche se è difficile, anche se stanca, anche se è un fenomeno carsico, in alcuni momenti sembra dare grandi soddisfazioni e grandi fiammate, in alcuni momenti sembra essere come una fiammella microscopica. Contrastare i processi, non mettersi paura, far funzionare il cervello e non sentirsi soverchiato dalla boria di questa gente che solo perché fa il professore universitario crede di avere la verità in tasca, il Talmud. Sono balle, non c'è niente di tecnico in questo governo, non c'è niente di scontato, fa scelte politiche e delle scelte politiche va valutato nel bene o nel male. Quindi contrastare la boria, non aver paura di contrastare in tutte le sedi questi livelli informativi di quella che mio amico Salvatore ha chiamato una comunicazione pilotata. Quindi costruire forme di comunicazione di qualsiasi cosa, blog anche piccoli, anche il blog di Don Oratico, che però può mettersi in comunicazione con altri. E poi credo anche un grande strumento, lo strumento dello sciopero generale, ma sciopero generale vero, non sciopero generale di mezz'ora a Ferragosto, sciopero generale che blocca le città e i territori, sciopero generale generalizzato che vede altri soggetti sociali, gli studenti, i precari, i migranti, la costruzione di un antagonismo diffuso, che non è un antagonismo generico a tutto, che è un antagonismo che per esempio dice che noi siamo contro la TAV ma non contro i treni che vanno veloci, perché abbiamo pochi soldi e non viaggiamo come faceva il borghese o l'aristocratico della fine dell'Ottocento, chiaro? Non siamo come Goethe che fa il viaggio in Italia, no, abbiamo poco tempo e anche pochi soldi, e che anche a noi conviene andare velocemente da una parte all'altra, ma che la TAV è una bugia, è uno spreco di soldi, uno spreco assoluto di soldi, e basterebbe far funzionare meglio sti cavolo di treni con pochi soldi, che tutti potrebbero avere questo diritto ai trasporti, per esempio. E poi un'ultima cosa, ci vuole un soggetto organizzato dei precari. Il sindacato non fa fatica già a rappresentare i pensionati, fa fatica a rappresentare i lavoratori, non rappresenta minimamente chi ha lavoro intermittente, chi ha lavoro con un contratto, con uno di questi 46 contratti precari.
Questo è un altro obiettivo strategico per noi, un'organizzazione sociale, chiamiamola sindacale, ma usiamo un termine che vogliamo, dei precari, perché questo è il nuovo soggetto sociale che può, dopo l'operaio massa nella fase della seconda rivoluzione industriale, dopo il cosiddetto operaio sociale nel passaggio da economia capitalista industriale, economia anche dei servizi, il soggetto precario è il nuovo soggetto sociale che insieme agli altri, non contro gli altri come vuole la Fornero, la Fornero dice precari contro operai, così è troppo facile. Invece se costruiamo anche un soggetto sociale dei precari, insieme a un sindacato un po' più forte, insieme a reti di enti locali più forti, insieme a un Parlamento in cui speriamo finalmente ci fosse di nuovo la sinistra, cosa che non succedeva dall'inizio del Novecento, tutte queste cose insieme forse possono costruire un abbrivio di alternativa. Grazie.